Se hai seguito i primi video sui segreti del pianoforte, avrai notato che in tutti i video la mia postazione era perfetta, così. Ora però devo confidarti che tenevo il pianoforte così, soltanto per fare il figo, per avere una bella ripresa pulita e professionale. La verità però è che lo tengo sempre come lo vedi adesso. C'è una luce, gli evidenziatori, le penne, la pallina antistress, spartiti, matita, tutto quello che mi serve. E c'è un motivo se ti sto dicendo questo. È che il mio piano è sempre pronto per essere suonato, in qualsiasi momento. Non devo prepararmi. Molti lo tengono chiuso perché non si deve depositare la polvere sopra, oppure mettono via gli spartiti nello scaffale e tutte le matite e le penne via nell'astuccio. In questo modo, ogni volta che devono suonare il pianoforte, devono perdere un sacco di tempo per prepararsi. Se tieni il piano così, non ci devi pensare due volte per sederti e suonare, anche se hai soltanto 2 minuti liberi o stai semplicemente passando per quella stanza. Esercitarti soltanto un minuto o anche solo fare 2 o 3 note per sfogarti può essere estremamente utile. Inoltre, se ogni volta che passi per la stanza vedi il piano pronto per essere suonato, comincerai a sentire quella vocina che dice: devi esercitarti, esercitati, esercitati, esercitati. Da oggi in poi, quindi, basta trattare il tuo pianoforte come se fosse un mobile pregiato e tienilo sempre pronto per esercitarti immediatamente.